Ricordiamoci che oggi c'è qui il 25 aprile la liberazione, ma Napoli è arrivata prima degli americani. Napoli è arrivata con le quattro giornate, 28 settembre, 1 ottobre 43, con il suo popolo che si è liberato dall'esercito più potente che all'epoca c'era in Europa, che era l'esercito nazista. Quindi io che faccio il sindaco mi emoziono perché vedo come sono radicati in questa città i valori di libertà, uguaglianza, fratellanza e giustizia. Che i programmi delle scuole certe volte non raccontano come si dovrebbe, che cosa è stato il Novecento nelle cose negative e nelle cose positive. Mai come in questo momento dobbiamo ricordare, in un momento storico in cui fanno i campi di concentramento per omosessuali in Europa, in cui c'è gente che considera i barconi della speranza dei taxi del Mediterraneo. Quindi c'è bisogno di queste testimonianze di veri uomini che hanno lottato per la nostra libertà, e quindi non ci si può che emozionare dalla città delle quattro giornate. Bella ciao, se io voglio da partigiano, voglio bene.